anni, specifichiamo. Sembra molto figo perché tipo giochiamo allo streamer. Sì, no, l'ESOP continuiamo. Chi ha detto che non lo continuiamo? Un secondo però devo andare al Walter, quindi l'ha visto oggi dello Tobi. Ah, forse per quello che me l'avete anche consigliato. Allora, vediamo un po' come funziona questo. Oh, wow. Allora, vediamo un po' com'è. Speriamo sia carino, raga. Però in teoria dovrebbe essere come The Cathedral Commercial, sto cazzo lì. Io scusate, ragazzi, non ho cenato, quindi. Usa. Ce l'ho, tranquillo. Quindi mangio un po' di panino al Madonna, che cazzo. Sì, babbo. Già, hai già capito che lo mangio dopo il panino, guarda, che sono qua. Allora, ma è in italiano? No, che cazzo dici? Ma noi che cosa? Noi dovremmo essere degli piedi! Ma siamo delle donne, vero? Perché ho visto dei piedi, mi sono eccitato, se non siamo donne mi sento gay! Allora, che ore sono? Scusate, devo mettere l'ora. 23... Pronto? Pronto? Che cazzo? Pronto? Oh, ok. Volevo dare un mozzico al mio padre. Non so dopo, Nuovo messaggio! Aiuto! Come si corre? È un euro dove lo Il Nicuraga che ho fatto il frigo è caldo, nutriti. Ok, spazio cellulare. Ok, sì, come si corre? Ok, si corre, ma posso usare? Oddio, mi sono abbassato, no raga, ok. Posso usare il joypad? Dio, mi fa schifo mouse e tastiera, ma mi fa cagare. Che paura, raga, che paura, che cazzo. Come si esce? Come apro la porta? Ok. Beh, non comincerà subito, immagino. Oh! Mi sto già spaventando! Devo ancora iniziare, Cristo! Buona, ma c'era il microonde. Ma i suoni, in teoria mi avete anticipato che io dovrei essere una streamer. Infatti si vede, sto mangiando. Ma che cosa? Ma scusate, ma è finto, è di plastica sto cibo, è un foglio stampato. È un foglio stampato su un piatto, è fasullo. Ho mangiato? Ma io so per come faccio a correre, perché tanto sicuro dovrò correre. Ok, raga, dobbiamo streamare, dai, il momento di streamare, dai. No. Usiamo il computer, sì. Capostazione UV, ma vedi, sei sicuro? Virtua me. Ah, siamo dei V-cazzi lì. Ok. Beh, senti, ho già capito, dai. Siamo che uso mouse e tastiera, dai, ho già capito. Allora, vai con la stream. Il sistema è bloccato, lancia virtuname. Ah, perché siamo tipo dei VTube lì. Ok, questo sono io. No, devo rallentare il mouse. Ah, però, guarda, siamo ragazzi, allora i piedi erano giusti. Trasforma. Perfetto, sì, siamo quelli che usano, come si dice, VTube. Non importa quante volte mi vedo, il mio avatar è troppo UV cute.
è valso tutti i soldi spesi. Serranina è un gran name. Ah, io mi chiamo Serranina. E divertiamoci con la streaming di oggi. Va bene. 10.000 subscriber. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ah, perché fai la mignotta? Ecco perché vuoi tutte queste sub. Zoccola maledetta. Allora, adesso facciamo partire la streamer. No? Ah, dobbiamo selezionare, allora, game. Ricordo correttamente, questo gioco non ha salvataggi. Fa schifo. Vabbè, ok, adesso possiamo streamare. Ecco la streamer! Salve, ragazzi! Siamo in streamer. Io sono una UVAV. Dove? Views 50, solo. Pronto, chat? Chat, ci siete? Farò il mio meglio oggi. Tutto quello che ho bisogno è consegnare questi due pezzi di carta. Spero che posso finirlo oggi. Oh, chat, ci siete? 200 views. Ecco qua! Sì, altri due, sì, lo so, l'ho detto prima. Sì, sì, lo so, non me lo devi spiegare. Cioè, only a bit to go. Cos'è? Ok. Oh! Chi è che scherza? Oh! Sì, lo so, ma perché mi scrivete in chat quello che devo fare? Lo so che altri due pezzi di carta, cioè non c'è bisogno che lo scrivete. Non so neanche dove cazzo sto andando. Ragazzi, sto streamando lo streaming, è un streamception. Siamo già in 651, buono, buono. 700, tra poco questa stronza fa più spettatori di me. Oh Cristo, che succede? Aiuto! Sivi, grazie per i 21, Palatino, grazie per i sub. Oh! Che succede? Aiuto! Runaway! Da dove è Runaway? Oh my god! Don't get... Non venir catturata! No, no, tranquillo, tranquillo. Sono 872, buono, buono! E non so che cazzo... Cosa, Le Mao? Stronzo di merda! Le Mao! Sto stronzo, ma pensa a te! Mi sono preso paura, che cazzo! Mi sono preso paura per il gioco! Ah, sono morta. Dobbiamo ricominciare tutto da capo di nuovo. E non mettere salvataggi è crudele. Questo game mi sta scassando il cazzo. Avete qualche altra raccomandazione per giochi da giocare? Se sei interessata puoi provare questo. Ma io non mi fiderei di un link mandato nella chat comunque. Va bene, uguale, cos'è? Ma horror game olifon. Oddio, secondo me è un virus, è tantissimo un virus questa cosa. Andre, il volume, haha. Lo so, che cazzo devo fare? Come lo abbasso il volume, raga? Non so come abbassarlo. Metto meno un decibel, perché sì, secondo me è una troia. Diamo un'occhiata. Oddio, aspetta. Diamo un'occhiata. Ah! New Game Site. Sto cazzo New Game Site. Spero che così possa andare meglio. È un sito che uso sempre. Diamo un'occhiata. Sarà tantissimo un virus. Un nuovo game è stato installato. Oh, sì, però... Puoi andare fuori, dai un'occhiata all'entrata. Devo ancora iniziare a giocare, già mi rompi i coglioni! Come si muove in sto gioco di merda, scusa? Ecco, non riesco a... Come si muove in sto gioco di merda? Pronto! 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 Aiuto! Ma non è vero, Wasda, è una bugia! Non mi fa muovere! Ma non mi fa muovere sto gioco di merda! Guarda! Ma non sto neanche giocando, sto... Wasd! La categoria, l'ho già cambiata, Palatino. Raga, non mi fa... Raga, non mi fa... Raga, non mi fa muovere! Posso andare a sinistra, a destra, ma non mi fa muovere avanti e indietro sto gioco di merda! Usa le frecce, ci sto provando! Non mi fa muovere!
Ma perché buggo sempre tutto? Porca madonna, chat dio cane! Adesso si è bloccato completamente sto gioco di merda. Francesco, grazie per i 20, Valentino. Che palle! Oddio, posso scrollare la chat, che figo! Ho buggato il gioco. Ho capito, ma aiuto! Basta, la streaming è finita, vaffanculo! Infatti le views stanno calando! Sto perdendo spettatori perché il gioco è buggato! La mia vita è un fallimento! Ennesimo gioco... Ennesimo gioco che buggo! Cristo Madonna! Perché non si muove sta cazzo di gioco di merda? Se faccio col joypad, il problema è che col joypad non mi fa muovere, quello è il problema. Andre, sei imbarazzante! Non mi muovo! Perché non mi muovo? Allora, ho buggato il gioco in un gioco. È magia, ragazzi, è magia. Io allora, sentite, ricominciamo, per cortesia, perché mi sto anche alterando. Porca madonna. Ma li programmano di merda! Ah, grazie per... Piedi! Grazie per il caricamento. Era fondamentale questo caricamento, ci voleva. Allora, andiamo a mangiare la sborra. Sì, sì, lo so, hai fatto la sborra. Metti nel microonde. Basta, è cotto, va bene, basta, è cotto, dai. Ma è fatto col culo, ma scusa! Piacere che da qui stia parlando di me, tutta pubblicità extra, sono molto contento. Diranno che sono un materialista ateo, un maledetto. Che sacrificherebbe sua madre per 50 miliardi. Allora, adesso torniamo a fare la streaming. Allora, facciamo partire sta stronzata, trasforma, bene. Poi, streaming, perfetto, e via con la streaming, a posto. Allora, adesso vediamo di farci uccidere velocemente. Questo gioco è un delirio, il gioco nel gioco è un delirio, perché va lentissimo a stare incoglionita di merda. Non so neanche dove sto andando, sto cercando il mostro per farmi... Mostro? Devo movive, dove sei? Ecco, sta arrivando per fortuna. Run away, run... I tuoi follower stanno indicazioni, mi stanno dicendo run away, oh my god. Mostro? Vieni, vieni. Mostro? Dove sei? Mostro? Lo so che sei qui in giro. Ok, adesso ho messo l'idiota mi dà il link. Scarichiamo il gioco qui. Una categoria, no, ma la cambia da solo, tranquillo. A posto. Ragazzi, è difficile. Non devo usare il mouse. Ragazzi, è difficilissimo. Come ci si muove? Gioco sconosciuto. 5 4 3 2 1 0. Un altro streaming simulator. In teoria dovrebbe essere un horror. Che cos'è questo? Non ho idea, però. Non voglio incastrarmi. Questo è il problema. Non mi voglio incastrare. No, il problema è che non posso muovermi. Che cazzo devo fare in questo gioco che mi avete consigliato? Cioè, non voi. Intendo il gioco che mi ha consigliato l'altra chat, quella lì.
E quindi? Devo cliccare? No, perché non devo fare niente. C'è un 4, un 5. Ah, ok. E. Codice. Oh, che cazzo ne so. 4. 1, 4, 1, Q. E non so il codice. Ah, ma aspetta, andiamo un attimo a cercare il codice. Dunque, abbiamo visto che... Allora... Ma quasi 1000 persone sta mignotta. Allora, 5 è rosso. Il 4 è verde. 5 è rosso, 4 è verde. L'ho visto, aspetta qua. No, è nella sedia, l'ho visto. 7, 5 rosso, 4 verde, 7. Ma con numero. 5 rosso, 4 verde, 7. Ma perché devo giocare allo streamer dello streamer? Cioè... Gioco il gioco, ma... Aspetta, forse sotto i sacchi dell'immondizia? Uno di che colore però? Uno di che colore? Beh, sì, va bene, fammi... No. Ok. Allora, 5 rosso. 5... 5 rosso. 7 blu. Sto incazzando. Allora. 5. Va bene, 5. Come lo seleziono sto cazzo di 5? 5. Come lo seleziono? Che tasto devo premere per selezionare il 5? Che tasto devo premere? Che tasto devo premere? Qual è il tasto E? Oh, ma va a cagare! 5 rosso, 7 blu, 1 giallo, 4 verde. No. 5 rosso, 7 blu, 1... Ah no, non è 1. Qual era il giallo, ragazzi? Era 5 rosso, 7 blu... Qual è il giallo? Qualcuno lo sa? Come 5, 4, 7, 1? Cazzo dici? 7 era... Ma non è vero! Il giallo era 2, quindi 5, 7, 2, 1... No. Chat, qual è il numero? Chat, qual è il numero? Scusate. Chat, qual è il numero? 5, 7, 2, 4. 5, 7, 2. Eh no, ragazzi, no. Eh no. E non è 5, 7, 2, 4, raga. 5, 7, 3, 4. Vaffanculo, ho fatto a caso. Fatto! L'ho risolto! È stato ma cosa? Non è stato mai spaventoso nella vita? Ma che cazzo di... la madonna! Calma, chat! Calma! Oh! Che è successo? Scusami? No! Stronzi di merda! Salve! A che gioco si gioca? Ho visto un messaggio inquietante, scusate. Ho visto un messaggio inquietante, però non... Cosa? Cosa intendi per... questo qui intendevo! Cosa intendi per la mia fa... No! Sono stato esposto! È la madonna di Dio! La madonna di Dio! No, raga, mi hanno sgamata! Abbassa! Mi ha spaccato un timpano anche a me,
Ecco, partiamo subito coi maniaci. Continua a streamare il gioco che ti ho mandato, altrimenti accadranno cose brutte. Blocca. Continua a streamare, accadranno cose brutte. Blocca. Ok, questa è una cosa brutta. La mia faccia è stata esposta durante la streaming. Qualcuno mi ha dato strani messaggi. Cosa dovrei fare? Mi sto cacando in mano. Asuka. Non è buono, mi spiace, ma lavoro, non posso parlare ora. Possiamo incontrarci domani. Ho sentito che cioè, insomma, non starci a pensare troppo. Non starci a pensare troppo, sto cazzo. Cioè, a parte che sì, mi sa che hanno suonato. Poi cioè, c'è un maniaco pazzo che mi vuole stuprare. Non starci a pensare troppo. Chi è? Salve. Chi è? No, non è inquietante neanche. C'è qualcosa, ragazzi, qui a fianco. Ragazzi, c'è qualcosa. Piedi! Che paura. Io ti guarderò per sempre. Oh, santo cielo! C'è lo stalker maniaco! Chiudi tutto! Chiudi tutto, chiudi tutto. Chiudi! Oh! Ma era un sogno? No, era un sogno, no, non sto capendo. Perché mi sono svegliato dal computer, scusami? Ah no, non era un sogno, era un altro. Non c'è modo di bloccarmi. Dovresti sentire quello che ho da dire. Blocca. Oddio santissimo, Che paura, ragazzi! Ho aperto le tende e mi sono cagato in mano! Ho visto tre tizi in giacca e cravatta che guardava così. Sono cagato in mano! Chiudi tutto, chiudi tutto. Almeno è giorno. Perché ho della spazzatura in mano, scusate. Ah, devo raccogliere la spazzatura nella stanza. Oh, ok, io ho una stanza. Tra l'altro, per essere una streamer, una casa niente male. 27 stanze. Un po' troppo bella per essere una streamer con 1000 spettatori meno. Carina come casa. 40 gradi. 40 gradi. Lo stalker è dell'agenzia delle entrate. Ma no, sarà il boiler. Forse intendi il boiler della doccia. Perché 40 gradi, cazzo. Dov'è l'horror? È un momento, un attimo, che mi dà il tempo di iniziare. Ok, abbiamo fatto un grossissimo. Sì, sarà la caldaia, perché ah, in Cina. Ma dovremmo essere in Corea, in teoria. Metti le scarpe, metti i... Non metti le scarpe? No, non andiamo in giro scalzi, cazzo c'è, vabbè. Le ha messe automatiche, è bravissima, è una maga. È maga, è bravissima. Grazie per i 340 cirba, Tino, grazie mille di cuore. Ah, ma che paura! Che paura! Ma vai a cagare, Cristo! Sono cagato in mano. Ho chiuso la porta, che cazzo me ne frega. Permesso. Salve, gliela butto qui, va bene? No. Lei ha delle pinze, sta raccogliendo le foglie. Mi fa piacere che abbia delle pinze, ma raccoglie le foglie a mano. Mi fa molto piacere. Ditelo ad Andrea, che cosa? Che cosa? Non so come si corre, va. Ok.
c'è qualcuno che non sembra un maniaco sessuale in questa città? No, chiedo, cioè, salve, buongiorno a lei, però, sto cazzo, cioè... Cioè, ho buttato la spazzatura... Non puoi correre. Ma come non posso correre, raga? È impossibile, dai, non può essere. Corri shift, ok, corri con shift. No, non sta correndo al momento, forse perché non può, però. È il suo compleanno. Auguri, Patatino, tanti auguri di buon compleanno, che carino. Auguri di buon compleanno, Patato. Torna a casa, fammi esplorare, voglio vedere se il maniaco sessuale mi cerca di prendere. Torna a casa. Adesso mo ci vado. Quello ancora lì è l'uomo dei bidoni. Sento suoni. Apri il bidone, ma che andasse a fare in culo? Pronto. Andiamo. Sono quasi qui. Sono all'entrata, ti aspetto in casa. Va bene. Arrivi a casa e c'è uno che si sta segando sui miei calzini. Vabbè, Asuka dovrebbe essere la nostra amica in teoria. Non fate suoni, che mi sto già cagando in mano, cioè. Asuka. Non c'è. Chissà mai. Mi sa che mi aspetta giù. Come mi aspetta giù? Non posso più uscire. Sono arrivato. Ma perché tutti in inglese, questi in italiano? Scusami. Chi è? Controlliamo bene. Vedi che non sia Asuka. Ok, è Asuka, perfetto. Ok, perfetto. Era Asuka. Apriamo. Ok, no, apri però. Asuka, vecchia mia, Asuka. Vieni. Entra, entra. Vabbè, Yoto Honoho? Yoga? Vabbè, questo io non so come tradurlo. Cosa ci fai in casa da sola a quest'ora? C'è un maniaco sessuale. Vieni, andiamo a ballare. Stasera è la serata delle donne. Dobbiamo andare a fare festa. Woohoo! Girls Power! Non so esattamente cosa mi ha detto, però. Vabbè, non ho sbagliato sulla serata delle donne. Però siamo a un bar, quindi. Ma cos'è il bar? Chillascoff. Sembra il bar quello di The Convenience Store, ragazzi. Tipo, twist incredibile. Hello? Asuka. 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 Asuka, ti dispiace se ti entro dentro, Asuka? Oh, Asuka, è bellissimo stare dentro di te, Asuka. Oh, Asuka, che bellissima palla dell'occhio che hai, Asuka, stupenda. Allora, ma sì, ma perché i sottotitoli si sono sfanculizzati? Ma i sottotitoli, ma... io non so che è successo! Opzioni, sottotitoli, perché sono diventati in coreano? Ma che tasti? Almeno in inglese, no? Non capisco un cazzo. Grafica, risoluzione, in italiano, vedo. Raga, non ci sono i sottotitoli, che cazzo... Che cazzo devo fare? Cioè... Risoluzione, schermo intero, V-Sync... raga, come li metto? Traduci tu. Ho capito. No, raga, devo uscire perché vi parla in coreano. No, ragazzi, devo uscire, non sto capendo un cazzo, raga. Ma stai zitto, faccia di cazzo! Spero che ci sia... Allora, no, indietro. Lingua italiano, ma scusami, ma... Mettiamo in inglese, raga, mettiamo in inglese. Cazzo devo dirvi? Beh, mettiamo in inglese. Vabbè, questo è il secondo giorno, quindi...
Non so, mettiamo in inglese, così magari in inglese rimane, non si bugga. Ok, sì, ho capito. Allora, rifacciamo un attimo la cosa volante. Tanto ci vuole un attimo, perché tanto... Fortunatamente, ragazzi, è diviso... Ma per fortuna che è diviso in capitoli, sennò, ragazzi, il mio Giorgio è impazzito. Tanto si fa veloce, perché tanto non è che abbiamo fatto niente, quindi... Se dopo si bugga che scappo dal maniaco e... io vaffanculo, ve lo dico. Andiamo. Permesso. Ok. Sento rumori inconsulti provenire da quella casa e la cosa mi inquieta. Vibro un sacco. Salve. Sono abituato al video YouTube, avrei già skippato. Ma non siamo su YouTube, zio. Se no l'avrei fatto anch'io. Il problema è che non siamo su YouTube. Salve, giardiniere che raccoglie l'insalata con le mani. Infatti chi lo rivedrà da YouTube probabilmente è facile che skippi questa parte, giustamente, perché l'ha appena vista, quindi... Però non è colpa mia se sto gioco si bugga, cioè... Qui c'è il maniaco sessuale che mi fissa. Non gliela do, non gliela do, è che non te la do, faccia di merda, hai capito? Ma quanto sono alta io, scusami? È quello che è alto 6 metri o sono io che sono 1,20 m? Sento suoni inconsulti, puoi venire. Sei una yandere, che tradotto in italiano, una yandere, che cazzo significa? Figa di legno. Yandere vuol dire figa di legno. Sono quasi a casa tua. Ah già, giù di qua. Mi piace come la traduzione in italiano. Una tipa liceale che però c'ha il senpai e ammazza le tipe a cui piace. Ah, io sembro quella, no? Io sembro tutto fuorché quello. Dai, muoviti a dirmi che sei quasi qua, che adesso andiamo al bar e sparliamo un po' di uomini e piselli. Dai, Suka, muoviti a venire, dai, cosa devo fare per farti scrivere? Sei tu alta 93 cm. Antivirus! che è arrivata Suka. Sono qui! Arrivo Suka, momento! Ah, devo guardare chi è, sennò... è lei, la mia amica del cuore! Andiamo, Suka, andiamo al bar! Sono qui! Oh, meno male, in inglese! Sei a posto? Hai dormito bene? Non è una bella faccia. Ne parliamo dopo. È probabilmente meglio per noi se ci vediamo a luce del sole. Cioè, no, penso intendesse tipo stasera, non ho capito. Ma anche lei è più alta di me, raga. Io sono bassissimo. Bassissima. Benvenuto. Benvenuta. Sarei felice di prendere il tuo ordine. Hot ice coffee. Ice coffee, naturalmente. Ok, ice coffee è tutto... no, cibo. Una torta matcha. Ci sta. Per favore, prendi il tuo ordine dal coso a destra. Finito d'ordinare? Brutta grassola. Io sto ancora decidendo cosa prendere. Potresti farti un giretto mentre ci guardo? Va bene. Allora, a me qui l'allegria mi ha detto una roba. Mi scusi, giovane signorina. Buonasera. Vorrei chiederle una domanda veloce. Sei qui da sola con i tuoi... Fatti i cazzi tuoi, scusi. Ma che cazzo vuoi? Cioè, Ugo, che cazzo vuoi, Sanpei? Tipo, le persone giapponesi amano essere ambigue. Amano... No, forse non sono io che ho tradotto male. Non penso sia una cosa brutta. Stai attento alle persone con cui parli. Tipo, lei. Mi sto osservando quella persona seduta là. Ma chi? Non posso aiutare, ma sembra sospetto. Ma è pazzo?
non importa quanto il Giappone sia sicuro, nessuno, cioè non dobbiamo mai abbassare la guardia, questo è un ex veterano della guerra del Pacifico. Ho la sensazione che ci vedremo ancora, ma guardi, fino ad allora mi stia bene, ma guardi, io starei bene anche se non la vedo più, dir la verità, Chi è il tipo sospetto? Chi è il tipo sospetto? Due deformati che mangiano cibo radioattivo. Lei è sospetto? Lei è il maniaco, E lei è il maniaco, guardalo, che si sta già masturbando guardandomi, guardalo. Asuka-san. Dove sei andata? Non è finito di insegnarmi. Non posso andare senza di te, Asuka-san. C'è ancora molto da imparare. Danyan-san, togli la cera, metti la cera. Hai finito? È romano. È da tanto tempo che non ci vediamo. Come stai? Dalle superiori. Come vanno le cose? Ah, tutto bene. Ho cominciato un business. Ora vendo piedi su OnlyFans e sono ricca. Oh, incredibile, fantastico. Tu invece? No, io succo cazzi per passare il tempo. Ma è solo un hobby perché in realtà mi sono sposato un miliardario. Sì, benissimo. Sono contento. Sì, beh, dai, bella zio. Grande, sì, fantastico. Stupendo, bellissimo. Grande, yeah, sì, siamo brother. Ok, mi ha dato gli ordini, perfetto. Ok. Hai detto che la tua faccia è stata esposta durante una streaming. Che è successo? Ha la scogliosi la ragazza. Ha una scogliosi importante. C'ha un respiro impegnativo, cazzo. Tra due polmoni sta qua che porca troia, respira che esplodono i polmoni quando respira. Il mio avatar è stato rimosso prima che lo sapessi. Com'è possibile? Non hai cercato per virus? Non ho trovato niente. Ah, è possibile che il tuo PC è stato hackerato? Non ricordi che cosa hai fatto durante la streaming? Ho giocato a un gioco che un tizio ha mandato a me. Potrebbe essere quello. Magari è un tuo fan e non lo sai e sì, ti ha hackerato. Però vedete la tua faccia. Non puoi aprire random file e sono d'accordo con la tizia. Non giocare più ai giochi. Che zia, è il mio lavoro, che cazzo devo fare? Cioè, non voglio andare a lavorare come te che sei povera. Sì, a proposito di questo. Non è così semplice. Che succede? Ho ricevuto messaggi... ho ricevuto dei messaggi dopo la fine della streaming. E che mi diceva di continuare a streamare. Quindi questo è quello che... non ho capito se è Galacticus, se è un uomo che sta facendo il cosplay da preservativo. Non ho capito se è il cattivo di Spider-Man, quello con la bolla in testa. Al mio avatar! È lui il maniaco! Quello è il mio avatar! È lui il maniaco sessuale che vuole incularmi fortissimo! È lì! È lì! Asuka! Raccontami bene di te, tesoro. Non è chiaro quello che è successo. Cosa intendi con strani messaggi? È una cosa terrificante. Oh, che carino la volpetta. Ignorarlo renderebbe le cose peggiori. Il gioco sembra essere ok, ma è meglio continuare a streamare, giusto? In Insight. Non mettere il tuo nome. Cioè, non usare il tuo nome Serranina. Prendere uno dal tuo name. Cioè, cambia il tuo nickname. È un po' troppo straightforward. Scusa, lo so che è tardi. Vabbè, che cazzo ci devi fare? Non è che potevi fare miracoli. Comunque. Non dovrebbe essere un grosso problema perché alcuni fan hanno visto la tua faccia, giusto? È un grosso problema. Perché se io sono una pussy, questi vogliono piantarmi i loro piselli nell'ingola ed è un problema. Che altro di peggio potrebbe accadere? Asuka? Non capisco cosa mi stai dicendo. Potresti essere un po' più chiara, per favore? La tua casa è autobloccata dalle porte. La sicurezza sembra garantita. Non pensarci troppo. Immagino.
quindi non c'è motivo, cioè non c'è un cazzo da fare, non pensiamoci troppo. Ah, a proposito, non so se hai visto che Did you say... Ah, non hai detto che hai rotto col tuo fidanzato? Perché immagino sia... Scusa, sto diventando scassacoglioni. Non eravamo compatibili, capisco. La merda capita. Se c'è qualcos'altro che posso fare, fammi sapere. Guardalo, guardalo. Sì, vabbè. Vabbè, ma scusa, ma mi sei così? Oh! Asuka, uno mi sta indicando la mano, Asuka. Cosa dovremmo fare? Asuka, che c'è Asuka dietro di te? Che succede? Dietro di te? Che cazzo è successo? Dietro di te? Non ho visto niente. Che è successo? Che è successo? Non mi spaventare. Ma vaffanculo, io sono spaventato. Sto diventando nervoso. Andiamo a casa. Ma io sto diventando nervoso, non te. Penso che sia un buon posto dove fermarsi. È stato bello parlare con te. Chiamami ancora. Hey, I just met you. And this is crazy. Addio, Asuka. Asuka, voglio venire a casa con te. Voglio andare solo. Ma quanto è veloce! Ma scusami, ma che cazzo, ma quanto è veloce! Ma che cazzo, ma è velocissimo! Ma che cazzo, ma è un fulmine, che cazzo! No! No, ascolti, no, senta, no, adesso tu mi guardi, no! Adesso tu mi guardi, senti! Ti ho visto! Ho visto i tuoi occhi! Oddio, beh, hai i capelli... bianchi, che cazzo, ma come l'hanno programmato? Senta, lei rimanga lì, mi raccomando, bravo, ecco, se ne vada. Oh, il problema è che ora sa dove abito, questo è il problema. Il problema è che ora sa dove abito. Ma come ha fatto a entrare, scusa, ha detto che la casa era sigillata. Come ha fatto a entrare? Ah, devo streamare. È l'ora della No, ragazzi, no, c'è qualcosa che non va. Ha detto che la casa era sigillata. Si può entrare solamente col codice. Come cazzo ha fatto entrare? Il balcone. No, io non apro le tende, te lo dico. Io non apro le tende. Casa tua... No, io non apro un cazzo! Questo abita qui. Ah, dici? Ma scusa, abita qui e non si è mai accorto che io vivo qui. Si è infilato quando hai aperto tu. Eh no, era chiuso. Ho visto che era chiuso. Come ha fatto? Adesso verrà a cagarmi il cazzo. Beh, 1100 views. Dobbiamo ancora iniziare. Non ci mostri la tua faccia oggi. Ma fatti i cazzi tuoi. Devo aiutare una signorina ad essere catturata dalla polizia. 3000 views. Ma pensa a te, sta stronza fa 3000 views. Andrea, ci mostri la tua faccia, certo. È I love Nina, l'idiota che mi ha mandato il link. Ma questa fa 3000 views? Ma questa cosa è un'ingiustizia, io protesto però, solo perché fica fa le views. Buuuu! Io sono andato al Cilla Coffee 2. Raga, è lui! Io sono andato al Cilla Coffee 2, I love Nina, è lo stalker, raga! È lui, è lo stalker!
È in chat! Bannalo! La bananalo! No! No! Oh. Lo ti bannalo! Vada via, signorina! Mica, sta qua fa 3000 aspetti con sto gioco di merda. Sembra che sia la fine del livello. Mi sono divertata. Bene. Abbiamo finito la missione. Ah, è finita la streaming! Mica, raga! Che troia, cazzo! Veloce, oh! Questa stream ha 5 minuti al giorno! Come si siete? Bella, raga! Oh, posso! Fine streaming! A posto! 5 minuti di streaming, cazzo! Sono esausta! Ma non hai fatto un cazzo! Hai streamato per 5 secondi! Dovrei farmi un bagno! Oddio santissimo! No, no! No, zia, è quando ti metti nuda che il maniaco ti prende a pisellate in faccia! No, no, zia, dai! Ah, è l'acqua. Com'è la chi... Oh, mio Dio. Questa è la classica scena alla Shining, praticamente. È qua il maniaco? Apri le tende! Non finisce bene, no, dai, adesso mi metto nudo, arriva lui a pisellarmi. Ma che cazzo? Ma cos'è un bullo? Ma cos'è un bullo? Ma perché camminano tutti così? Scusa. Cammina! Vuoi fare il molestatore, figlio di puttana? Taradaradal, taradaradal, taradaradal. Tu te do la vita, vita. Ma che cazzo è? Tanto adesso lo so che arriva, tanto lo so che arriva e mi pisella tutto. Basta, basta, dai, mi ha fatto abbastanza. Dai, usciamo, ci siamo lavati in quest'acqua putrida di fogna. Cosa devo fare? Ragazzi, che cazzo... Ragazzi, è diventato Paranormal Activity. Cosa succede? Ragazzi, è diventato Paranormal Activity. Che sta succedendo? La porta. La porta. Quella non è una porta. Quella è uno specchio! Pensavo fosse la tenda! Merda, quello è lo specchio! Ho visto la porta del bagno aprirsi dallo specchio! Ecco che cazzo era! Dicevo, perché si sta aprendo una tenda? Non è una tenda, è uno specchio! Ragazzi, scusate. Perché ci sono io allo specchio e io non sono lì? Cosa sta succedendo in questo gioco? Perché io sono riflesso in uno specchio e io non sono davanti allo specchio? No, ragazzi. No! Che paura, Dio trombato. Piedi! Mi sto cagando addosso, non riesco a dormire. Questo è un fenomeno... È stato questo il fenomeno psichico di ieri. Non credo di avere... Ma che cazzo dici? Zia, sei solo in paranoia. Ma che cazzo stai dicendo? Scusami. Chilla Residency. Chilla... Io sono Miyamoto, il manager del condominio. Ok.
Per favore, mi contatti se ci sono problemi. Sono preoccupato per ieri, dovrei chiamare. Chiama. Chiamiamo il manager. C'è un maniaco. Sono Miyamoto, il build manager del Chila Residence. Ho una domanda. Mi scusi, ma cosa sta accadendo? Come scusi? Mi scusi, cosa stai facendo all'interno? Ma che cazzo dici? Puoi dirmi la tua il numero di stanza? 7 o 5? Devi essere la signora Nina. Che cazzo posso fare per lei? Vorrei sapere la storia di questa stanza. Storia? Mi stai chiedendo se la tua stanza è proprietà stigmatizzata? Credo che proprietà stigmatizzata si intenda quelle proprietà in cui per via di un omicidio o tipo un caso di assassinio o crimine te la venda a basso prezzo. Credo si intenda questa, ma non sono sicuro. Potrei sbagliarmi. Credo si intenda questa con proprietà stigmatizzata o qualcosa del genere. Nulla di tutto questo è accaduto prima. Se c'era, noi siamo obbligati a notificarla prima che lei si muova qua. Quindi non c'è motivo di preoccuparsi. Ma se qualcosa di strano accade, è la sua immaginazione. Se vede dei maniaci che la seguono in ascensore e gente che le entra in casa, tranquilla, è la sua immaginazione. Entra lo stalker e lei, tu non esisti, non sei reale, vai via. Va bene. Comunque, la probabilità is probably has nothing... Ah, comunque, non, probabilmente non è nulla a che fare con l'appartamento. Ma se qualcosa accade, diciamo, per esempio, che finisci in un incidente di stalking, curioso che lei abbia proprio... molto curioso che lei abbia citato casualmente... Ma guarda un po'... Senza che io gliel'abbia detto proprio questo. Possiamo provvedere a una consultazione o qualcosa di simile. Se qualcos'altro accade, si senta libera di contattarci. Ora, se mi vuole scusare. Ma guardi, che strano. Curioso, che proprio. Quindi ora i casi sono due. O il. Allora, ragazzi, il tizio non può essere il manager del palazzo. Quindi i casi sono due. O il manager casualmente ha detto proprio quello, oppure il tizio e il manager sono in combutta per farmi cagare addosso. E questo spiegherebbe, tra l'altro, anche come mai lo stalker è entrato. È entrato perché evidentemente l'amministratore del condominio e lo stalker sono in combutta. Oppure ti ha dato il numero invece quello del manager. E che per il culo. Cioè, scusami, il maniaco mi dà un numero per far finta di essere il manager. Ma che cazzo. Scusa, ma quando mai. Cioè, mica, niente. Cioè, strano, si è finto il manager. Ma strana come cosa, Strana, cioè, questo qui è pazzo, si finge un manager. Vabbè, ma io che devo fare, scusami. Si spaccia come manager. Molto strana come cosa. Molto strana. Bussano. Ma che cazzo dici? Nessuno ha bussato. Io ho sentito bussare. Chiudi. Bussano. No, non posso aprire, raga. Hanno bussato. Raga, io ho sentito dei bussi, ma non mi sembravano dei bussi. Senti blimbloni. Non sento un cazzo, raga, com'è possibile? Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Devo streamare. Ah, hai ragione, devo streamare. Ecco cosa che non quadrava. Neanche io sentivo... Allora. Virtual name. Bene, gioco. Che cazzo di gioco? Ah, il gioco di ieri. Aiutiamo la ragazza ancora. Cosa ne pensi di mostrare la tua faccia? Ma fatti i cazzi tuoi. Prima volta che guardo. Bravo, bravo.
Guarda, voglio, io voglio vedere. Guarda, è convenience store. Reference, reference. Good luck, succhiami il cazzo, strozzo. È il maniaco. I love Nina, è il pazzo maniaco. Quindi teniamo a mente i suoi messaggi, perché sicuro mi dirà qualcosa tipo: ho sborrato mentre ti facevi il bagno. C'è una porta, l'ho vista, l'ho vista. Ecco la signora. 1700 persone, brava ragazzi. Ho trovato Reiko. Il tuo nome è Reiko. Ma che cazzo dici? Ma che stai dicendo? Reiko is the name. Ma che cosa? Chi è che ha detto ho trovato Reiko? Scusate. Chi è che ha parlato? Chi è che ha detto ho trovato Reiko? A parte quello, ah, quindi ti chiami Reiko, eh. Ma chi è che ha detto ho trovato Reiko? Scusate. Chi è che ha parlato in sto negozio di merda? Tu l'hai detto. Ma come io l'ho detto? Io ho trovato Reiko. Reiko è il nome di stare incoglionita. Cioè, che cazzo. 1500 persone e nessuno sta scrivendo. Bottata di merda. Sei una bottata. Che tu ti veramente. Raga, io non so come cazzo recuperare la signora. Io vorrei recuperare la stronza. Il problema è come merda ci arriva la signora. Ah, devo prendere. Ah, ma va a cagare, va là. Yai! Ok, quando sei nato? Venga, troia. Guarda, ti è piaciuto il tuo bagno ieri, guardalo. Guardalo, il maniaco di merda che ha scritto ti è piaciuto il tuo bagno ieri. 僕の話なんて誰も聞いてくれない。僕はただ伝えたいだけなのに。 Cagato, è molto. Cos'era quel suono? La TV si è accesa da sola. Siamo su a casa mia, è rotta. No, la porca Madonna è rotta. Magari la stanza è maledetta. Vediamo se ha scritto qualcosa quel figlio di puttana. Giù a livello, apri il cancello. Ma va, stai zitto. Ragazzi, mi sono cagato addosso fortissimo. Ma fortissimo. Vai a cagare, va. Vaffanculo, mi sono cagato in mano, per Dio. È passato un caramba. Sì, ma tanto il gioco che devo giocare è rotto, perché tanto non la fermano la stronza, quindi. Chi è affamato? Ah, questo è il tuo stomaco. Io pensavo su un temporale, porca troia. Ci vediamo domani, ragazzi. Bella streaming, come sempre, molto molto. Una streaming molto molto veloce, 5 minuti di streaming. Sono così affamato, morirò, la Madonna. C'è qualcosa nel frigo? No, ho già guardato io, non c'ho un cazzo nel frigo, zio. Ovviamente, cosa dovrei fare? Andare al convenience store. No, ragazzi, andare al convenience store è bellissimo. Perché c'è la... Vabbè, frigo automatico. Ordinare da asporto convenience store. Convenience store mi ricorda l'altro titolo. Ma io pure, ragazzi, che se arriva il corriere e poi mi stupra. Vabbè. Sounds good. Ma io ero curioso di vedere com'era comunque. Va bene, ordiniamo. Posto. Va bene, ordiniamo. Ho ordinato? Mangia la cena. Che cosa cazzo mangio? Ho ordinato asporto, così non esco di casa. Piedi. Andre la finestra.
bussano. Ma che cazzo dite, ragazzi? Ma voi siete, avete allucinazioni, però. Hello there. Danielo, grazie per gli 8, Martino, grazie mille per il sub. Ragazzi, mi fate cagare in mano, questo gioco già mi mette abbastanza ansia. Che paura hanno sempre quei pirla là. Che, controlliamo chi è. Mi ho paura, ragazzi. È Uer. Oh, è una signora. Non sarà lui, questa è una signora. Salve. La, la consegna Uer. Ehi, grazie per i 20, Balatino. Il tuo, era il tuo ordine takoyaki? No, non lo era. Le mie scuse, era la pizza, giusto? No. Aspetti. Tu sei quella VTuber che... Oh! Oggi è un buon giorno. Sono qui per... ti voglio supportare da lungo tempo. Continua a fare il culo. Sì, ma l'ordine... Sono così contento di vederti. Ah, e non è una grande idea aprire la porta senza la catena di sicurezza. Stai attenta. Sì, ma il cibo dov'è? Scusami. Chi era quel ragazzo? Sono così affamata. Vaffanculo. Andiamo al convento. Ah, ragazzi, non c'è la scelta. Raga, non c'è la scelta. Cioè, o andiamo o andiamo. Va bene. Andiamo, raga. Non è che ci posso fare niente. Andiamo. Oh, questo potrebbe quasi sembrare un essere umano normale. Building manager. Ah, è la manager! Ah, è la puttana! Sei Nina, giusto? Chi? Miyamoto. Io sono il tuo building manager. Mi scusi, ma vivi da sola? È pericoloso per una ragazza andare in giro da sola. Che ne pensi di un fidanzato? Ma si faccia alcuna sporta di cazzi suoi, mi scusi. Non ne ho al momento. Al momento sento che qualcosa è stato rotto di recente. Che peccato. Perché avete rotto? Ma che cazzo ne frega? Era una cattiva persona? Era perché c'era una brutta ragione. Questa è pazza. Questa è un'altra stalker, ragazzi. Adesso sto cominciando a pensare che o è lei la stalker, ma è completamente diversa dal tizio. Raga, completamente diversa. O è lei... No, ragazzi, lei è in combutta con lo stalker. Guarda, è pazza. Mi sta facendo mille domande personali. Mi scusa, mi sto diventando troppo scassacoglioni. Comunque, io sono il manager. Se ti succede qualcosa in questa struttura, sai chi chiamare. Sì, come no, credici, come no. Lei è lo stalker. Ma non è possibile, è completamente diverso. Sono in combutta. Sì, madonna santa, che cazzo l'ascensore. Lo fanno tutte le donne, non così. Questa è proprio ossessiva. Bella, bello sto quartiere, molto illuminato, devo dire. Sì, ma io non posso correre, però. Cioè, io vorrei anche correre, però. Ma poi scusa, io ho ordinato la sport e stare incoglionita non mi ha portato niente? Magari lo stalker è l'ex. Ah, poi. Vabbè, mica io non riconosco il mio ex. Cioè, lo stalker è il mio ex e io non riconosco il mio ex. Mi ho proprio rincoglionito, madonna mia. Che succede? Perché è rosso. Dai, diventa verde, così passo. Cioè, madonna mia, i giochi giapponesi, è rosso, non puoi passare. Oh, testa di merda. Sono venuto a prendere da mangiare, solo da mangiare. Sto morendo di fame e la probabilità è così. C'è una probabilità non abbastanza che un giorno io abbia alcol e drink. Oh, madonna santa, che brutto. Papere, direi che continuiamo domani. Spero mi abbia salvato dal negozio, quindi... Comunque è carino, direi... Spero, se non mi ha salvato dal negozio, sti cazzi, sentite. Comunque sembra carino, dai, magari lo continuiamo domani o comunque, insomma, vediamo come fare, perché è più lungo di quello che mi aspettavo per adesso. Papere, io... lo stalker era fuori. Allora domani lo continuiamo, così vediamo. Papere, io questa sera vi ringrazio per i follow e le sub, il divertimento, le risate, noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live, io vi auguro tanta buona anna, patatini, vi mando un abbraccio e un bacione, e noi ci vediamo domani. Notte, papere!